Grato non solo per essere qui, ma come dimostrano i 4 minuti di applauso che ella ha avuto oggi al Teatro della Scala, questo ringraziamento va ben oltre alla presenza a Palazzo Corso. Oppure, come dicevo, molto di onore, perché accade nell'85esimo anniversario dell'Istituto, noi siamo stati fondati da Alberto Pirelli nel 1934, insomma, nel resto del paese. Ecco, questo spirito, questa visione, questa libertà, noi abbiamo sempre cercato di conservarla e la sua presenza qui oggi ci dà conferma che forse qualche pallido risultato su questa via l'abbiamo conseguito. E noi, per ringraziarla, per diciamo, fissare nella memoria questo momento così importante, abbiamo pensato di conferirle questa targa che è tutte le targhe. Hanno significato maniera di sapere così. Da ingresso il Presidente della Repubblica. Rivolgo a tutti un saluto molto cordiale al Presidente dell'ISPI, al Ministro, al Presidente della Regione, al Sindaco, al Senatore Monti, a tutte le autorità presenti, ai illustri protagonisti della Tavola Rotonda che tra poco ascolteremo con grande interesse. Ringrazio per l'invito essere qui presente e contribuire alla riflessione che viene proposta particolarmente ai giovani, che saluto cordialmente. Essere qui per me è un motivo, fa molto piacere essere qui, come poc'anzi in una sala qui accanto. L'ambasciatore Massolo sottolineava, mentre incontravo il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto,
l'ISPI esorta e contribuisce a mantenere aperti gli orizzonti della riflessione del nostro Paese, e questa è un'opera preziosa non soltanto per l'Italia ma per il nostro continente e per l'intero mondo. Spero che questa rete di centri di riflessione è davvero indispensabile nella comunità internazionale. Essere qui in questo 85esimo anniversario dell'Istituto è particolarmente per me gradita come occasione, ripeto, anche per ascoltare personalità così rilevanti su un tema centrale della vita internazionale. La questione del multilateralismo sta segnando dibattito e atti di questi due decenni di inizio secolo, e non soltanto nel confronto fra studiosi e accademici, ma anche e soprattutto nei rapporti fra Stati. Questo in un contesto in cui la globalizzazione si afferma come fenomeno di ardua gestione, sospinta da una digitalizzazione che accelera in ogni settore della società e del sapere umano, accelera la condivisione di processi, di notizie, di idee, di comportamenti. Credo che il punto di partenza sia necessariamente una constatazione di carattere storico. Il mondo delle relazioni internazionali nel secondo dopoguerra è stato largamente e positivamente condizionato dalla decisione degli Stati Uniti d'America di porre la propria potenza politica, economica e militare nell'ambito di un sistema di relazioni internazionali multilaterale. La decisione di dar vita alle Nazioni Unite, superando i limiti che avevano contrassegnato l'esperienza della Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale, ne è il più evidente risultato. Vi si è affiancato un assetto integrato nel campo dell'architettura finanziaria internazionale, dalla conferenza di Bretton Woods che dette vita alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale e successivamente, sulla base di quelle premesse, all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Una spinta motivata da una matura convinzione di fondo, ben motivata e ben verificata nei fatti e nell'esperienza. Il riconoscimento che la via più efficace per realizzare l'interesse nazionale, la riconquistata pace mondiale, la crescita economica e sociale, il progresso tecnologico, passasse attraverso un'efficace collaborazione fra Stati. Sappiamo quanto questa impostazione sia stata determinante anche per il continente europeo, quanto abbia facilitato i padri fondatori dell'Unione nel loro impegno a favore della riconciliazione e l'avvio di quel percorso di integrazione che ha garantito e continua a garantire il più lungo periodo di pace e di prosperità che l'Europa abbia mai vissuto. Un sistema, quello multilaterale, che in questi quasi 75 anni non ha mai cessato di produrre, accanto all'impianto delle Nazioni Unite, come per gemmazione, numerose, complesse e articolate ulteriori istanze di collaborazione. Pensiamo al G7 e al G20 e anche alle organizzazioni regionali africane, asiatiche, sudamericane, il cui scopo ultimo è proprio quello di migliorare la cooperazione sui grandi temi trasversali. È noto come nella sua storia nessuno di questi corpi intermedi sia andato esente da fallimenti. In Europa ricordiamo il tentativo di una comunità europea di difesa, ma tutti, come cerchi concentrici, rispondevano e ancora largamente rispondono a un principio: la collaborazione riduce la conflittualità, aumentando la possibilità di composizione degli interessi nazionali. Il gioco non è più a somma zero, secondo la logica in base alla quale per vincere occorreva che qualcun altro perdesse. La comunità internazionale se n'è gradualmente e grandemente giovata, nella sua interezza, sul piano del riconoscimento dei diritti, del progresso sociale, della crescita.
Il multilateralismo ha consolidato le prerogative dei cittadini, che espresse e riconosciute in precedenza dalle sovranità individuali degli Stati, si sono successivamente trassuse nella protezione offerta a livello internazionale. Basti pensare alla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo. Sul terreno economico, se volessimo misurare i risultati, noteremmo che il multilateralismo prevalente dal 1950 ad oggi ha fatto aumentare di 4 volte il reddito medio annuale pro capite della popolazione mondiale, un successo di grande portata, pensando che quest'ultima, nello stesso periodo, è quasi triplicata. È ancor più considerevole se si considera che la percentuale di popolazione che vive con meno di $2 al giorno si è, nello stesso arco di tempo, ridotta dal 75 al 10%. Più liberi, più sicuri all'interno di società maggiormente coese, con una significativa mutualizzazione dei principi su cui si basa la vita delle collettività. Questi esiti lusinghieri, tuttavia, non hanno evitato che questa scelta sia stata oggetto, dalla fine del secondo millennio, di una messa in discussione, di un progressivo appannamento. Appare non inutile, sotto questo profilo, fare riferimento, sia pure brevemente, a questioni di fondo che vanno ricordate, anche se possono apparire scontate, secondo un'esigenza che affiora periodicamente. Quali sono le finalità dell'ordinamento internazionale? L'aspirazione alla pace e la giustizia, anzitutto. Ve ne traccia profonda nella Costituzione italiana, negli articoli 10 e 11, che indirizzano e guidano l'azione della nostra Repubblica. In linea di principio, un ordinamento internazionale è chiamato a essere aperto a tutti gli Stati che si riconoscano nelle sue finalità. Cosa conduce a un ordinamento internazionale? L'introduzione del diritto nei rapporti internazionali, con l'accantonamento del prevalere del criterio della forza. L'ambizione di assoggettare al diritto la politica internazionale altro non è che la trasposizione a livello più alto del ruolo dello Stato nella vita di una comunità, essere baluardo contro il bellum omnium contra omnes. Così come eguaglianza, solidarietà e rispetto devono prevalere nei rapporti interni a una comunità, allo stesso modo questi criteri devono trovare applicazione nella vicenda internazionale. Pace e giustizia divengono dunque doveri degli Stati nei rapporti internazionali. Lo Stato, nella sua azione, all'interno dei suoi confini, è vincolato da principi di salvaguardia e osservanza dei diritti dei cittadini, perché dovrebbe essere slegato dagli stessi principi nell'esercizio della politica estera. Secondo Kant, lo scopo finale della dottrina del diritto è l'uscita anche degli Stati dalla condizione di natura bellica. Eppure il diritto a muovere guerra, di occupare altrui territori, l'uso della forza come regola dell'azione internazionale sono stati ritenuti a lungo l'espressione all'estero del principio di sovranità, contraddetti poi nella loro liceità soltanto al patto Briand-Kellogg a Parigi nel 28 del secolo scorso, intitolato quel trattato Trattato di rinuncia alla guerra. A promuoverlo fu in particolare il segretario di Stato degli Stati Uniti, Frank Kellogg, che a fronte di una proposta del ministro degli esteri francese, Aristide Briand, per un patto bilaterale di non aggressione, rilanciò un accordo generale, multilaterale, con lo stesso obiettivo. 63 Stati sottoscrissero il trattato, tra essi, accanto agli Stati Uniti, alla Francia, la Germania, l'Italia e il Giappone. L'insuccesso risultò evidente. È meno noto che il Trattato di Parigi costituì la base giuridica per l'esercizio della giurisdizione da parte del Tribunale di Norimberga. Si considerò che la Germania, in quanto firmataria del patto, fosse colpevole di un crimine internazionale. Credo che la sostanza della questione sia tutta qui, nel passaggio del potere estero dalla agiuridicità alla civiltà del diritto.
Il multilateralismo è la conseguenza naturale di questo passaggio e dell'estensione del rapporto fra gli Stati, dei principi che regolano la vita delle comunità nazionali. Naturalmente non si può ignorare come alcune condizioni di base siano cambiate e di questo il multilateralismo deve tener conto. Del resto è sempre avvenuto a fronte dei cambiamenti che hanno caratterizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale la vicenda internazionale, dal processo di decolonizzazione al Trattato di Helsinki, alla crisi del sistema sovietico internazionale e sino ad oggi. Di tanto in tanto ci si interroga, avviene ad esempio negli Stati Uniti, sulla bontà di ambiti e sistemi in cui l'applicazione del requisito uno Stato, un voto può portare alla spiacevole sensazione di soggiacere a decisioni prese da altri. Prendono quindi forza posizioni di carattere revisionista rispetto a quelle praticate all'origine della creazione dell'architettura degli organismi internazionali a partire dall'ONU. Dai fondatori può venire proprio quello slancio al cambiamento, all'adattamento, frutto di nuove condizioni nel contesto internazionale. È evidente, al contrario, che la rinuncia a svolgere un ruolo nei processi multilaterali pesa ed è destinata a pesare, tanto più se la risposta alla domanda se serve una governance mondiale dei processi globali è affermativa e non potrebbe che essere affermativa. Del resto, con quale attrezzo organizzare diversamente le relazioni internazionali rispettando criteri di non interferenza, non imposizione, rifiuto della forza, cooperazione sulla base dell'eguaglianza? Non si tratta di cantare le lodi del multilateralismo dopo averne ricordato ragioni storiche e caratteri positivi, quanto piuttosto di riflettere sugli strumenti e sulle metodologie con le quali la comunità internazionale intende affrontare il futuro dell'umanità. Sostituire alle politiche di cooperazione quelle di competizione certamente non aiuterebbe. La competizione tra Stati lasciò il posto dopo il 1945 alla competizione fra sistemi, fase esauritasi con la caduta del muro di Berlino giusto 30 anni fa. Ora emerge la tentazione di tornare alla concorrenza fra gli Stati come un secolo addietro. Si insegue il multilateralismo sui temi della sicurezza e si vorrebbe applicare il bilateralismo ai trattati commerciali. Quando si prospettano guerre economiche, andrebbe posta l'attenzione al sostantivo più che all'aggettivo. Occorre un esercizio di grande e congiunta responsabilità. Può il bene comune dei cittadini di uno Stato essere contrapposto al bene comune dei cittadini di un altro Stato? Esiste un bene comune all'intera umanità? La risposta a questi interrogativi è nota ed è frutto del multilateralismo. Ogni qualvolta ci si trova di fronte a una crisi o a più crisi che appaiono ingestibili, ci si appella subito alla necessità di un'azione collettiva. Le emergenze petrolifere negli anni 70 e poi 80 del secolo scorso portarono alla creazione del G6 e agli incontri di Rambouillet e addirittura all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU della Carta dei Doveri Economici degli Stati. In quella congiuntura gli Stati Uniti, con Kissinger, invocarono la necessità di passare da una gestione della questione da parte degli singoli e dei singoli Stati a una gestione congiunta. In tempi più recenti, le vicende del terrorismo internazionale hanno sollecitato interventi da parte delle Nazioni Unite, della NATO, talvolta di coalizioni di volenterosi una tantum. Un grande esercizio di stabilizzazione internazionale del dopoguerra fu la conferenza di Helsinki nel 1975, da cui nacque l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, scarsamente resa efficace nei successivi decenni, eppure preziosa. In definitiva, mentre aumentano le esigenze di governance globale, vengono messi in discussione i mezzi che permettono di soddisfarle. Le istituzioni multilaterali riflettono inevitabilmente, d'altra parte, gli equilibri reali del momento e il prevalere nei singoli Stati di orientamenti ed interessi dominanti, talvolta per via elettorale.
Si ripropone quindi nuovamente il quesito: in discussione è la soluzione multilaterale o piuttosto le insufficienze delle istituzioni che incarnano l'ordinamento internazionale? Perplessità rilevanti nascono dalla circostanza che la globalizzazione, mentre ha sensibilmente migliorato le condizioni di vita in larga parte del globo, ha provocato tensioni e diseguaglianze pronunciate nei paesi a economia matura. La insufficienza dell'azione delle istituzioni economico-finanziarie multilaterali nella gestione di queste conseguenze ha generato una diffusa disaffezione delle popolazioni interessate verso questi stessi organismi, Unione Europea compresa. Sotto il profilo delle tensioni sociali, è opportuno ricordare ancora una volta che la quota riservata alle remunerazioni del lavoro è passata nei paesi sviluppati da un'incidenza del 68% sul PIL a metà degli anni 60 del secolo scorso al 58% 30 anni dopo. Così come va sottolineato che mentre il capitale umano rappresenta il 65% della ricchezza globale nei paesi a basso reddito, questa raggiunge soltanto il 41%. È quindi evidente che il multilateralismo non è colpevole degli effetti negativi della globalizzazione, quanto piuttosto ne costituisce un rimedio per indicare e raggiungere insieme regole e obiettivi comuni per rimuoverli. I due terreni non vanno confusi. La sfida consiste nel passare da un approccio difensivo alla scelta di governare i fenomeni che si presentano. Il progresso nelle tecnologie della comunicazione, i social media, le minacce asimmetriche, la crescita di nuovi attori geopolitici e di attori globali non statuali, il terrorismo, i fenomeni di radicalizzazione presenti nelle società, così come la preoccupante accelerazione dei cambiamenti climatici, responsabili questi per quota parte dei fenomeni migratori, rappresentano potenti fattori di cambiamento o di potenziale instabilità e allarme, ai quali anche il mondo delle relazioni fra Stati si deve adeguare. È facile purtroppo constatare come di fronte a queste sfide orizzontali il ritorno a pratiche di potenza o a logiche di potenza rischi di assumere valenza prevalente rispetto alla logica del dialogo. Questo anche sul terreno delle misure di prevenzione dei conflitti, con ritorno a un passato gravido di rischi, soprattutto se consideriamo che fra le prime vittime di questo nuovo scenario dobbiamo annoverare alcuni regimi, come il Trattato ABM, o la Convenzione sulle forze convenzionali in Europa, o il Trattato sui missili nucleari a gittata intermedia, istituiti per rendere l'intero pianeta un luogo per tutti più sicuro. Fatti questi ultimi, destinati a riportare un contesto di competizione militare e insicurezza nel vecchio continente. Cosa realisticamente possiamo fare per ripristinare condizioni che restituiscano forza al multilateralismo, quale motore principale delle relazioni internazionali? Per quanto ci riguarda più da vicino, non è difficile concludere che nessun paese europeo possa incidere così profondamente sulla realtà internazionale da poterne condizionare durevolmente il corso. Una risposta più credibile e concreta potrebbe invece venire dal soggetto che gli europei hanno insieme creato, l'Unione. Di fronte alla scomposizione in atto, è possibile che l'Unione Europea, nella sua evoluzione, auspicabilmente verso un'Unione sempre più stretta, possa realisticamente fornire al sistema del multilateralismo quella massa critica aggiuntiva atta a ridare il slancio? E se sì, quali le condizioni perché questo avvenga? Al primo interrogativo si potrebbe semplicemente rispondere che l'Unione ha tutte le potenzialità per infondere linfa vitale al multilateralismo, perché di questo metodo vive giornalmente. Se riuscirà quindi a darsi maggiore coesione, non potrà che essere una potenza multilaterale in grado di far sentire al più alto livello una voce, frutto di una riflessione plurale che trova radicamento in quei valori civili e politici che ne rappresentano il frutto migliore. Quanto al secondo interrogativo, di cosa necessita maggiormente l'Unione
nel suo cammino articolato verso una crescente integrazione per fare un salto di qualità, tale da poter richiamare gli altri grandi attori, in primis Stati Uniti, Cina, Russia, ma non soltanto questi, al rispetto sostanziale delle regole del multilateralismo. I molti cantieri aperti, resi a completarne l'architettura, dimostrano che in larga misura i governi europei continuano a ritenere che la scelta di integrazione, seppur declinata in maniera non sempre univoca, rappresenti ancora la strada maestra. Il focus, tuttavia, rimane sovente ristretto a interventi nati in momenti di necessità, interventi che hanno permesso di superare singole difficoltà, ma che successivamente si sono rivelati parziali e poco adatti a un rafforzamento dell'Unione in tutte le direzioni. Quello di cui avremmo necessità, e il nuovo ciclo che si apre a Bruxelles rappresenta su questo piano un'opportunità che va colta, è un disegno di più ampio respiro che consenta di porre mano alle debolezze strutturali dell'Unione per attenuarne gradualmente la portata. Queste fragilità attengono, in sintesi estrema naturalmente, a due aree: quella della politica estera e quella della politica economica. Il ciclo istituzionale che si è appena concluso ha visto l'Unione muovere passi significativi verso la definizione di una politica estera di sicurezza comune più definita, con l'approvazione della strategia globale, sospinta dell'alto rappresentante Federica Mogherini, si è posta una prima pietra nel tentativo di tradurre una visione comune in una comune azione. Un passo importante che necessita di essere ripreso immediatamente, rafforzato e approfondito. La dispersione delle forze indebolisce tutti di fronte a una realtà sempre più complessa, nella quale i conflitti si giocano su più livelli: militare, cyber, intelligence, a cui si aggiunge l'insidioso universo delle risposte asimmetriche. Anche sul piano degli strumenti sono stati realizzati risultati incoraggianti. Sono infatti intervenute positive novità, come l'approvazione della PESCO e del Fondo Europeo per la Difesa, progetti che hanno bisogno anch'essi di mettere più forti radici nella dinamica comunitaria. Siamo dunque su di una linea di evoluzione positiva, una linea che non è in contrasto con l'appartenenza della stragrande maggioranza dei Paesi dell'Unione all'Alleanza Atlantica. Al contrario, mettere a fattor comune risorse e strumenti accresce le capacità. L'ottica rimane quella della complementarietà e di un'evoluzione destinata a rendere l'alleanza più forte nel servire gli interessi comuni. Un'Europa più coesa significa quindi rafforzare l'engagement tra le due sponde dell'Atlantico attorno ai principi di libertà e democrazia che sono alla base del trattato. La seconda area che l'Unione deve rafforzare è quella della politica economica. Il livello di benessere che l'Unione ha garantito ai propri cittadini, certamente superiore a quello che gli Stati membri singolarmente sarebbero stati in grado di fornire, è strettamente legato al sistema di collaborazione internazionale che si mosse ai suoi primi passi, come ricordato, a Bretton Woods. La possibilità di libero scambio di beni e servizi in larghissime quantità e senza restrizioni ha caratterizzato lo sviluppo dell'economia europea dal secondo dopoguerra ad oggi. L'Europa è fortemente dipendente dal buon funzionamento dei mercati internazionali, dalla sua capacità di esportazione e dalla presenza di economie aperte alla importazione. Principale blocco commerciale al mondo, l'Unione Europea deve saper perseguire partnership positive, equilibrate, mutualmente vantaggiose, nella consapevolezza che un assetto basato esclusivamente su una generale vocazione di tutti i Paesi alla mera esportazione di beni e servizi porterebbe alla competizione di tutti contro tutti, in un rincorrersi di protezionismo e di guerre commerciali. Contribuire a un diverso equilibrio internazionale passa anche dal sostegno alla domanda, stemperando le tensioni che si addensano sui rapporti commerciali, le cui conseguenze in termini di contrasti doganali sarebbero negative per tutti. L'Unione va dotata urgentemente di strumenti autonomi di politica economica e fiscale,
e non soltanto in funzione anticiclica, ma anche, e vorrei dire soprattutto, allo scopo di permettere all'Europa di rimanere al passo con le grandi realtà economiche di oggi. Senza un flusso consistente di investimenti in ricerca, sviluppo e formazione, in ammodernamento delle infrastrutture fisiche e informatiche o per contrastare il cambiamento climatico, l'Unione, tra l'altro, non potrà mai aspirare a far parte del ristretto club dei grandi attori internazionali e rinunzierebbe a fornire sulla scena mondiale da protagonista il contributo dei suoi valori e della sua visione. Nessuna azienda europea compare oggi tra le maggiori a livello mondiale e nessuna delle big tecnologiche proviene dal continente europeo. Un'Europa più solida e più coesa diverrebbe un partner internazionale più credibile. Si affermerebbe come architetto esperto per il cantiere del nuovo multilateralismo, portando in dote un'esperienza di valore, l'applicazione con successo del criterio della sussidiarietà istituzionale. Un partner che per la sua stessa natura di soggetto che raccoglie e valorizza la ricchezza delle sue diverse componenti, vede nel dialogo, nella composizione programmatica degli interessi, il metodo principe non soltanto per affrontare i grandi nodi delle relazioni internazionali, ma per sviluppare nella convivenza, nella cooperazione, il futuro dell'umanità. Signor Presidente dell'ISPI, signore e signori, mentre ringrazio l'Istituto per la convocazione di questo forum così opportuno, osservo che la scelta europeista atlantica, a distanza di 70 anni dalla firma del Patto Atlantico e a 68 dal Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e l'adesione convinta alle Nazioni Unite l'anno 21, e celebreremo i 75 anni di fondazione, continuano ad essere fondamentali per l'Italia, che in esse ha potuto sviluppare pienamente la proiezione internazionale dei suoi interessi e la testimonianza dei valori del suo popolo. In particolare, la Repubblica Italiana ha trovato nel processo di integrazione europea lo strumento per aver voce in capitolo nella risposta alle sfide che si sono presentate in questi 60 anni. Oggi ancora di più, la voce dell'Europa a favore dei diritti della persona e delle minoranze, il suo impegno per la pace e per la democrazia possono fare la differenza in un mondo percorso a tentazioni di ritorno a un passato conflittuale e di costruzione di nuovi muri. Un'Europa capace di poter giocare questo ruolo suona una garanzia per incanalare tensioni e contrapposizioni verso soluzioni pacifiche per tutti gli attori, pacifiche e proficue per tutti gli attori. Una garanzia di robusto ancoraggio al multilateralismo, unica alternativa a un mondo a somma zero.